caserma Pralina con ogni probabilità non verrà smantellata, mancano le condizioni igieniche, tuona Bitonci e Bagnoli, il sindaco non sa quando arriveranno i profughi. Scontro tra maggioranza e opposizione oggi il Consiglio Comunale a Padova, i consiglieri del PD attaccano il sindaco per la convocazione pomeridiana. Inaugurata nel quartiere Guizza una nuova sede della Polizia Locale, già al lavoro una squadra per monitorare gli scarti nei quartieri. Rientra a casa e scopre i ladri, 19enne di Solesino colpita al volto con un pezzo di legno e presa a morsi dai malviventi. Raffica di furti nella notte a Vigonza, i ladri entrano anche nell'agenzia di pompe funebri, razziano i negozi e una scuola materna. Il 1° novembre 2010 la grande alluvione che mise in ginocchio il Veneto, 4.500 famiglie sfollate a Padova, 5 anni dopo quasi terminati i bacini di laminazione. Strage di patenti nella notte di Halloween, rimosso in mattinata il gruppo di Facebook che segnalava agli automobilisti dove erano posizionate le pattuglie della polizia. Buonasera, benvenuti al TG Padova. Clamorose indiscrezioni dalla prefettura, i profughi sembra che dalla ex caserma Prandina non se ne andranno presto, i profughi potrebbero passare appunto il Natale nella Tendopoli, nonostante il trasferimento di alcuni di questi a Bagnoli e a Montagnana. Il sindaco Bitonci dice basta, quel sito non è più agibile, va smantellato, ma la prefettura va avanti per la sua strada. Vediamo. La notizia non è ufficiale, ma fonti ben informate della prefettura dicono la Prandina non chiuderà per l'inverno, come invece era stato detto a luglio quando era stata allestita la Tendopoli. Oggi lunghi colloqui telefonici tra Ecofficina e la prefettura, pare che nessun ordine sia stato dato per smantellare il contestato campo profughi in centro a Padova. La COP ha già disposto impianti di riscaldamento nella grande tenda dormitorio in grado di ospitare 240 persone e nelle 17 piccole tende blu in grado di tenere in tutto oltre 100 ospiti. In settimana 130 persone dovrebbero essere trasferite a Bagnoli, altre 50 andranno a Montagnana. Calcolatrice alla mano è facile fare i conti, di fatto il vero grande hub provinciale dei profughi è Padova. Le decisioni restano tutte in capo alla prefettura. Io penso che sia una politica assurda, quello che è stato fatto a Padova è incredibile perché è l'unico posto d'Italia dove si è messa una tendopoli in centro a una città storica, dentro le mura storiche di Padova. Soluzioni probabilmente ce n'erano molte altre, è troppo facile scaricare la responsabilità sui sindaci. I sindaci non hanno competenze in questa materia, devono arrangiarsi i prefetti, però a Padova la scelta direi sbagliata e caricata sulle spalle dell'amministrazione e dei cittadini. Entro la settimana 150 persone dovranno andare a Bagnoli, ma anche il sindaco Roberto Milan non ne sa nulla. Non so, non ho avuto nessuna informazione. Spero, mi auguro, ecco, nei prossimi giorni di essere informato anch'io. Duro scontro tra maggioranza e opposizione oggi in Consiglio Comunale, vediamo. Protesta in Consiglio Comunale da parte degli esponenti del Partito Democratico. I consiglieri comunali di minoranza accusano il sindaco di aver indetto l'assemblea ad un'ora non idonea per chi lavora e soprattutto è stata limitata la possibilità per questa seduta di porre interrogazioni al sindaco. Da qui la scelta di consegnare al primo cittadino dei simbolici doni per parlare dei temi che stanno a cuore all'opposizione. Nel Parlamentino di Palazzo Moroni i democratici hanno preso la parola per consegnare i finti regali e portare all'attenzione dei consiglieri i temi che considerano fondamentali per la città. Il sindaco ha abbandonato l'aula. Detto questo procedo con il primo ordine del giorno. Non è mai accaduto che in un consiglio comunale non si possano rivolgere interrogazioni alla giunta. I consiglieri comunali sono persone, sono cittadini che sono stati eletti dai padovani per rappresentare all'amministrazione quali sono i problemi più sentiti, per dare qualche suggerimento, e le interrogazioni servono a questo. A volte sono addirittura più utili dell'approvazione di qualche delibera tecnica di cui i cittadini capiscono poco, e noi le avremmo volute presentare sul trasporto pubblico, sul centro congressi che non parte, sull'inquinamento in città, sulla situazione delle scuole del comune di Padova, su quello che sta succedendo sul nuovo ospedale, nell'interesse della città.
E il Consiglio Comunale oggi doveva discutere la modifica di 5 articoli dello statuto proposti dalla Presidente del Consiglio Federica Pietrogrande, ma con 281 emendamenti del PD, Padova 2020 e Movimento 5 Stelle, l'opposizione ha fatto slittare la votazione. Il Consiglio Comunale alla fine è stato aggiornato a giovedì 5 novembre. L'annuncio è stato fatto su Facebook dal consigliere di Padova 2020, Francesco Fiore. È stata inaugurata questa mattina alla Guizza un nuovo presidio della polizia locale, un'occasione anche per parlare delle molteplici attività della polizia municipale, appunto tra cui anche quella del controllo degli scarti del comparto edile. Vediamo. Via Guasti 12, struttura nuova, già sede del Consiglio di quartiere. Oggi è stato inaugurato il nuovo presidio della Polizia Locale di Padova. Era nei programmi elettorali della Lega insieme ad un altro presidio nell'Altarcella. Questo intanto un primo passo. Ecco quali saranno i compiti dei vigili alla Guizza. Attività di prossimità, nell'ottica proprio di ricostruire quel legame con la cittadinanza, quindi avvicinarsi al cittadino, ascoltare, sentire e quindi risolvere nell'immediatezza tutti quanti i problemi. Quante persone saranno qui? Adesso momentaneamente sono 15 e poi con il tempo probabilmente verranno ulteriormente potenziate. L'inaugurazione ha dato modo di parlare dei compiti della locale, tra questi il controllo dello smaltimento dei rifiuti edili. Provvediamo a controllare se il mezzo, l'istituto e la ditta risultano iscritti all'albo dei gestori ambientali, dopodiché se i mezzi sono denunciati per effettuare tali tipi di trasporto ed infine e soprattutto se il trasporto dei rifiuti è accompagnato dal formulario identificativo, che è la documentazione sostanzialmente che ne accerta per il carico, la partenza effettiva da un luogo e l'arrivo certo in un altro luogo. In un mese sono stati controllati 50 veicoli che portavano detriti, il 40% era irregolare ed è stato multato. 2 le denunce penali anche a carico di altrettante ditte calabresi che stanno lavorando in cantieri in via Palestro. Si è trovata faccia a faccia con i ladri che l'hanno aggredita colpendola al volto con un pezzo di legno e mordendole l'avambraccio sinistro. È accaduto stamattina nel cortile di un'abitazione in via Don Milani a Solesino. Erano le 10.30 circa quando la ragazza, una 18enne, era incasata scoprendo 2 sconosciuti intenti ad asportare la legna da ardere depositata in giardino. I malviventi, parzialmente travisati con accento verosimilmente dell'est Europa, per guadagnare la fuga si sono scagliati contro la ragazza ferendola e fuggendo con alcuni pezzi di legno a bordo di un veicolo. La ragazza non ha fatto ricorso a cure mediche. Subito dopo il furto e l'aggressione ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione, che hanno dato l'avvio alle indagini per individuare i responsabili. E al tema della legittima difesa è dedicato il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Patrocinio gratuito per chi spara ai ladri, che cosa ne pensate? Diteci la vostra al indirizzo email che vedete in sovraimpressione oppure mandateci un SMS. Ed ora facciamo un salto indietro nel tempo, 5 anni fa l'alluvione che mise in ginocchio il Veneto. Ecco la cronaca di quei giorni. Sono trascorsi 5 anni dall'alluvione. Il 1 novembre 2010 il Veneto sprofonda nell'emergenza. L'acqua sgretola gli argini ed entra nelle case. Tutto ha inizio nella frazione di Pradibotte a Saletto di Montagnana, dove si rompe l'argine del Frassine. Il paese è tagliato a metà. Centinaia le famiglie evacuate che passano la notte nella palestra comunale. La paura anche a Padova, si trascorre la notte a monitorare il Bacchiglione, pochi chilometri più in là, nel comune di Ponte San Nicolò, rompe l'argine del Roncaiette. Questo è il punto critico a Padova, siamo a Casal Serugo, come potete vedere alle mie spalle, il Bacchiglione ha rotto l'argine. Il 2 novembre 2010 il presidente del Veneto Luca Zaia dichiara lo stato di crisi. Casal Serugo e Ponte San Nicolò sono sommersi da acqua e fango. Colleghiamoci di nuovo con Casal Serugo, Ferdinando Varino. Sindaco, le rubiamo un secondo, qual è l'ultima novità allora? No, l'ultima novità, sono andata a verificare anche la situazione della frazione che noi abbiamo di Ronchi, anche lì l'acqua incomincia ad invadere le strade. Aveggiano rompe l'argine del Tesina. Rete Veneta racconta in diretta la disperazione di quelle ore. Il 3 novembre l'acqua arriva a Bovolenta,
cancellando l'intera zona artigianale, che diventa il simbolo di un Veneto piegato e dimenticato dai media nazionali, che solo una settimana dopo si accorgeranno di quante imprese erano state danneggiate dal fango. Nella provincia di Padova sono 36 comuni alluvionati, 4.500 le famiglie sfollate. Cinque anni dopo sono 925 i cantieri aperti per realizzare le opere del post alluvione. Nel marzo scorso il presidente Luca Zaia ha consegnato i lavori per il bacino di laminazione di Trissino e sempre nel Vicentino entro fine anno sarà pronto quello di Caldogno con un bacino di 4 milioni di metri cubi. Il consigliere regionale grillino Jacopo Berti ha mostrato questa mattina il sito internet attraverso il quale i cittadini possono intervenire nella scrittura di una proposta di legge regionale per abolire i vitalizi. Vediamo. Seduti al tavolo di un bar oppure dal proprio divano di casa, il Movimento 5 Stelle invita i cittadini a partecipare alla vita politica. Il consigliere regionale Jacopo Berti ha spiegato come si può partecipare attraverso il portale Lex, sistema operativo dei grillini. Da tempo si poteva partecipare alla discussione di proposte di legge parlamentari ed europee. Il Veneto invece è il primo a dare la possibilità ai cittadini di dire la propria anche su proposte di legge regionali. Questo è il cambiamento portato avanti dal Movimento 5 Stelle. Da oggi chiunque potrà modificare le leggi, potrà dire la propria per andare a cancellare completamente i vitalizi, per andare a dare quel forte segno di cambiamento che dice basta la politica fatta dai palazzi, fatta dalla solita casta che si chiude dentro i palazzi e col dito indica a dire a noi cosa dobbiamo fare. I cittadini potranno fare integrazioni, obiezioni, modifiche o segnalare vizi di forma. La prima legge è quella ribattezzata anticasta sul taglio dei privilegi della politica. Noi vogliamo un'abolizione totale dei vitalizi, 13 milioni di euro ogni singolo anno che devono essere eliminati completamente. Abbiamo persone che prendono 4-5 mila euro nette ogni mese quando ci sono persone che avrebbero bisogno da domani del reddito di cittadinanza. Allora noi diciamo basta a questa casta e lo stiamo chiedendo a tutti i cittadini di partecipare alla stesura di questa legge per abolire completamente i privilegi della casta. Un consigliere regionale inoltre può arrivare a percepire fino a 8.500 euro netti al mese. Il Movimento 5 Stelle si è tagliato lo stipendio e chiede che siano anche gli altri consiglieri regionali a farlo. Inutile, dice Berti, le manovre di Zaia come l'azienda zero, i costi si tagliano partendo dai politici. Noi pensiamo che gli sprechi prima di tutto si debbano tagliare da quelli che sono i costi della politica. Abbiamo una macchina politica che costa centinaia di milioni di euro ed è lì che dobbiamo andare a recuperare i nostri soldi per darli ai cittadini. Vediamo ora alcune notizie di cronaca dalla città e dalla provincia. Ladri scatenati nella notte tra le frazioni di Perarolo e Busa di Vigonza, Magro, il Bottino, ma ingenti i danni. Il raid ha colpito in particolare via Diaz a Perarolo. I malviventi hanno spaccato con un tombino la vetrata della farmacia Balbinotte e hanno portato via 1.000 euro dalla cassa. Presa di mira perfino le ordinanze funebri San Marco, dove è stato messo tutto a soqquadro, ma non è stato rubato nulla. A Busa i ladri sono entrati nella trattoria Il Tunnel, in via Padova è sparito il fondo cassa con pochi euro. In via Aldo Moro si sono invece introdotti nella scuola materna, dove però non avrebbero trovato nulla da rubare. Arrestato lo spacciatore dei coetanei. Sabato sera, durante i festeggiamenti di Halloween, i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di un pusher appena 18enne studente, italiano di seconda generazione residente a Pontelongo. Tutto è partito dalla scuola superiore di via Parina Piove di Sacco, dove il giovane è stato visto cedere dell'hashish a due ragazzi. I militari hanno tenuto d'occhio gli acquirenti e tramite loro sono riusciti ad arrivare al 18enne. In serata, infatti, quest'ultimo è stato visto cedere della droga ad altri quattro giovani del posto. Lo studente è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Poco dopo le 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piovese a Legnaro per un incidente stradale tra un furgone e un'autovettura. Nello scontro tra i mezzi l'autista, alla guida della Fiat Punto, un uomo di 73 anni di Sant'Angelo di Piove, è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. I pompieri di Piove di Sacco, con l'ausilio di divaricatori e cesoie idrauliche, hanno liberato l'uomo che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Ferito anche l'autista del furgone, uno straniero residente a Legnaro. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Strage di patenti nella notte di Halloween, nonostante ci fosse una pagina Facebook che segnalava la presenza delle pattuglie della polizia. In mattinata però il sito è stato oscurato. Vediamo.
Alcol e droga alla guida, 29 patenti ritirate nella notte di Halloween a Padova. I controlli della polizia stradale sono scattati alla Stanga in via Venezia davanti al centro Giotto Crocevia per chi si spostava nei locali del centro e della prima periferia. Ma la task force messa in campo dalla stradale ha dovuto fare i conti con le numerose segnalazioni che sono arrivate nella stessa notte al gruppo Facebook creato per avvertire gli automobilisti della presenza dei controlli delle forze dell'ordine. La pagina posti di blocco in tempo reale Padova, che contava più di 14.000 adesioni, è stata però rimossa in mattinata. La polizia stradale, che non ha gradito questa iniziativa sul social network, ha subito informato la polizia postale, che si è attivata per chiudere il profilo. 407 le auto fermate sabato notte, delle 29 patenti ritirate, 4 conducenti oltre all'alcol avevano assunto anche droga, rilevata attraverso gli stick che analizzano la saliva. Due i casi limite, quello di un papà uscito di casa ubriaco per andare a prendere la figlia in discoteca e il record di uno studente di 24 anni che guidava nonostante avesse un tasso alcolemico di 2,82, praticamente alla soglia del coma etilico. È l'ultima notizia, quella sul calcio. Il Padova esce sconfitto nettamente dal campo di Pavia. I Lombardi sono andati in vantaggio dopo 5 minuti con Cesarini e hanno poi ritrovato il raddoppio della sicurezza al 25esimo minuto. Era la nostra ultima notizia, vi ricordo che questa sera alle 21.05 andrà in onda Iceberg, dal titolo la puntata La politica impazzita. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.